Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi ci occuperemo di un argomento molto interessante, breve, molto facile, come realizzare una specie di dark theme, cioè di tema scuro, di stile scuro per LibreOffice. Noi abbiamo installato LibreOffice 7, siamo in Linux, ma ovviamente LibreOffice può essere installato anche in Windows, è gratuito. Noi vediamo se lo diciamo. Apriamo dopo averlo installato, vedete che si mette con i menu, quelli normali a tendina, e si mette con lo stile, con un tema chiaro chiaro. Vedete, noi concentriamoci sul fatto che le barre degli strumenti sono grigi, il foglio è bianco, con la font, come vedete, che è nera. Possiamo farla un pochino più grande, così vediamo da casa un pochino meglio. Vedete? Quindi quando si installa il LibreOffice 7, il tema è chiaro, le barre degli strumenti sono grigi, il foglio è bianco e la fonte è nera. Per poter introdurre un tema scuro, diciamo, siccome LibreOffice non ce l'ha proprio di suo, è necessario metterlo a livello di ambiente operativo. È molto facile, cioè mettere il tema scuro, il dark theme, nel sistema operativo. Si va nel menu principale, noi abbiamo Xubuntu, poi si va nei settaggi, vedete, gestore delle impostazioni o settings, e poi si sceglie aspetto. Super facile, a questo punto si può scegliere uno dei temi dark che ci sono. Ad esempio, scegliamo questo qua. Attendiamo un attimo e vedete che il contenuto delle finestre diventa scuro, diventa nero. Vediamo quale effetto ha avuto in LibreOffice il fatto che a livello di sistema operativo, cioè di Linux, abbiamo scelto un tema dark. Ricordiamoci, siamo andati nel menu principale, all'interno dei settings, molto semplice, e poi l'aspetto, e nella lista abbiamo scelto quelli che sono etichettati con dark. Vediamo, ritorniamo e vedete che le barre degli strumenti non sono più grigie, ma sono nere. Evidentemente però rimane un pochino, diciamo, questo foglio bianco che ci dà un pochino fastidio agli occhi. I temi scuri vengono utilizzati sia per non infastidire altre persone all'interno della stanza, o anche per risparmiare energia elettrica, perché se in una rete ci sono tanti computer, con il tema scuro a tutti gli effetti, anche in un tablet, si risparmia un pochino di batteria. Allora, vediamo come si fa. È molto semplice, si va nel menu strumenti, tools, opzioni. Poi vedete questo primo menu a tendina, noi lo apriamo e c'è dentro colori dell'applicazione, Application Colors. Attendiamo un attimo, quello che si può fare, ricordiamoci che automaticamente avevamo il foglio bianco con la fonte nera, vedete c'è scritto lo sfondo del documento, Document Background, e scegliamo un colore che potrebbe essere un nero, potremmo scegliere anche, diciamo, un grigio scuro, facciamo così, facciamo Apply ed ecco che viene scelto il nero. Non ci piace molto, vediamo un po'. Questo nero è troppo nero. Già notiamo che quando si sceglie uno sfondo nero per il foglio di videoscrittura, automaticamente vedete l'applicativo sceglie una font bianca, altrimenti nero su nero non si vedrebbe. Scegliamo un altro, andiamo su colore personalizzato, attendiamo un attimo, scegliamo un grigio molto scuro, va, questo qua, ci piace di più. Facciamo così. Applica, ok, vedete, è un pochino più tollerabile. Adesso, giusto per fare una cosa carina, noi possiamo fare così, facciamo a caratteri verdi come se fosse un vecchio, diciamo, computer degli anni 60-70. Scegliamo un verdino ed ecco che viene un pochino, no? Uno schermo, un vecchio schermo a caratteri verdi. Quindi quello che abbiamo fatto è, per introdurre un dark theme in LibreOffice, l'abbiamo introdotto in realtà all'interno dei settings del sistema operativo, all'interno di aspetto, vedete? Molto semplice. E poi quello che abbiamo fatto, per avere nero anche il fondo, siamo andati su Opzioni, Tools, e dopo nel primo menu a tendina abbiamo Application Colors. Attendiamo un attimo, abbiamo scelto un nero, un grigio, e abbiamo fatto una specie di carattere verde tipo Matrix su sfondo nero. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostro interesse. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.